corso dei secoli nella vita della Chiesa ha preso sempre più risalto l'angura di Maria, come sapete, un crescendo che poi è diventato istituzionale in tante celebrazioni liturgiche, in tanti luoghi, in tanti santuari, in tante tradizioni, fra le quali c'è il mese di maggio. E il mese di maggio io sento l'invito che mi viene rivolto ogni anno a venire qui in vari momenti, all'inizio, a metà e alla fine del mese, grosso modo, come una chiamata del Signore rivolta alla Chiesa per recuperare nel contatto con Maria il centro della sua vocazione, la ragione sociale della sua esistenza in qualche modo. La figura di Maria ha la capacità di riportarci al Signore come nessun'altra, perché in lei si condensa tutta la rivelazione del Signore e di tutto il meglio della risposta dell'uomo. E quindi è bello essere qui e stamattina trovo molto opportuno cominciare questo mese di maggio con questo titolo così materno: Maria Vergine, Madre e Mediatrice di Grazia. Perché la grazia è proprio ciò che caratterizza il cuore della vita cristiana. Purtroppo nella nostra sensibilità popolare è un termine che è più declinato al plurale che al singolare, le grazie, intendendo per grazie quei particolari favori, quelle circostanze particolari in cui magari uno per un bisogno, per una necessità, per un timore, per una preoccupazione si apre al Signore per un aiuto particolare, quanto mai legittimo. Infatti molte volte si dice Maria Vergine, Madre e Mediatrice di tutte le grazie. E questo titolo perfettamente legittimo in realtà rischia di diluire e di annacquare la forza del titolo originario, Madre e Mediatrice di Grazie. Ora, la grazia, termine un po' al singolare scomparso dall'uso della vita cristiana, del nostro linguaggio, la grazia è quanto di più caratterizza l'opera di Dio. Gesù Cristo è la grazia di Dio, lo Spirito Santo è la grazia di Dio, vuol dire un intervento libero, gratuito, non determinato, non obbligato, non dovuto, in cui il Signore pone se stesso per farsi dono che caratterizza e trasfigura la vita. E questa vita, nella misura che si muove in maniera coerente con questo dono, si chiama vita di grazia. È la realtà centrale della vita cristiana, la grazia, perché è Dio presente nell'uomo, è il prolungamento dell'incarnazione, o prima ancora la creazione è grazia, ma il fatto che il Signore si sia fatto uomo è grazia, e il fatto che questa incarnazione mediante il dono dello Spirito Santo prenda, che si celebra fra l'altro nel mese di maggio, è tutto collegato, prenda dimora in ognuno di noi. E questo è il cuore dell'esperienza cristiana. Ora, tornare a Maria, mentre mediatrice di tutte le grazie mette in evidenza i turbamenti della vita che hanno bisogno di un soccorso, dice di grazia, tornare a Maria vuol dire riscoprire colei che ha trovato grazia presso Dio.
colei che ha ricevuto da Dio in maniera piena la grazia per opera dello Spirito, il figlio. Non era un dono dovuto, Dio non era obbligato a farlo, come non era obbligato a niente, ma Dio, siccome Dio è grazia, noi si dice, no, la gloria di Dio, ma la gloria di Dio non è la vanità di Dio che si pavoneggia per far vedere che è più bello e più bravo di noi, la gloria di Dio è esclusivamente l'irradiamento di Dio che ha deciso dall'Eterno di non rimanere in sé, a sé, per sé, da solo, ma di farsi dono nel Verbo, attraverso lo Spirito, nella creazione, in Maria, nella Chiesa, nel mondo. Noi siamo frutti di questa grazia, noi siamo gratuitamente pezzenti, straccioni, poveri, diventati figli del Re, al banchetto del Re, oggi, domani e sempre, con l'aiuto di Dio e di Maria. La grazia è proprio scoprire con stupore l'abbagliante riversarsi su di noi di ciò che è vita, futuro, bellezza, misericordia, innocenza, verità. Fermarsi a contemplare la grazia significa poi cantare il Magnificat con Maria. E Maria è mediatrice di grazia, perché è madre di Gesù. Questo è il senso profondo. Poi sicuramente in Gesù le grazie, però capite, noi chiamiamo grazie quelli che secondo la nostra logica umana riteniamo le opportunità maggiori. Le grazie sono la guarigione, il lavoro, la serenità, il bel tempo, rimediare la frana che c'è qui sotto il santuario. Le grazie sono queste, noi le chiamiamo grazie, però sappiamo che ci sono purtroppo delle situazioni in cui la guarigione non arriva, il lavoro è una fatica quotidiana, i rapporti con gli altri sono in difficoltà, possono arrivare dei momenti in cui le grazie scarseggiano, ma Maria è mediatrice di quella grazia che è Gesù Cristo e il dono dello Spirito, che in qualunque condizione di vita, qualunque sia la nostra vita, è nel segno della grazia e della benedizione, anche quando ti vedi di pensare, ma che ho fatto di male, ma perché per di me, ma perché questa cosa? Quando può avere l'impressione che vengano meno le grazie che desideravi, la grazia che è il dono gratuito di Gesù Cristo dentro di te, nella gioia e nella croce, nell'entusiasmo e nella solitudine, la grazia. E Maria che ci offre il bambino, eccola la mediatrice della grazia, perché la grazia che lei ha ricevuto, trovando grazia presso Dio, è diventata dono. E qui viene tracciato il programma della vita cristiana. Il programma della vita cristiana. Voi capite che se tu riesci a scoprire che l'essenziale della tua vita è la grazia che ti è fatto, cioè qualcosa che tu non meritavi. Perché quando noi eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Quando noi l'abbiamo crocifisso, quando noi lo allontaniamo, lui ribussa, lui ritorna. Nel momento in cui tu scopri che la verità del mondo, l'economia di Dio, non va secondo i meriti, ma secondo la grazia. Perché lui cerca la compagnia dei peccatori, lui va a cercarli, lui va da quelli che non meritano per favorire una risposta. Nel momento in cui ti rendi conto che tu vivi per grazia, che tu non meritavi nulla e senza tuo merito ti è scapitato tutto, ecco la conversione, diventa grazia, diventa gratuità.
Ma capite il Vangelo della grazia qual è? Dal momento che tu hai ricevuto tutto gratis, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, bellissimo, bellissimo. Cioè, devo dire, se tu senza meritare hai ricevuto tutto, il tuo comportamento non può essere mai dettato dall'opportunismo e nemmeno dal giudizio. Perché come Dio peggio si ama, più ci ama e più ci cerca. Lo capite per noi, altrettanto per noi, quanto la gratuità, la dedizione. Il mondo non agisce per grazia, per interesse, al massimo per merito, al massimo per merito. Tu sei chiamato ad agire per grazia, perché la misericordia che hai ricevuto, la misura con cui è stata misurata a te, pigiata, scossa e traboccante, si diceva una volta, diventa il tuo modo di fare. Ecco perché, e chiudiamo per la cosa, cioè, a me mi dispiace per i ragazzucci polacchi che non capiscono una parola, si staranno annoiando da morire, povere creature. Ecco, che il Signore della preghiera che lo trasmetta. Lo capite, cari amici devoti della Madonna Trubes, dove sta, dove, perché Maria è così importante? Perché da qualunque parte tu la guardi, tu ci ritrovi il centro del mistero cristiano. Oggi è il termine grazia. Grazia, però mi raccomando, uscite da qui con due pensieri, non con uno solo, due. Primo pensiero: ma io cosa ho fatto per meritarmi questa cascata di grazia da Dio? A prescindere dalle grazie che possono venire o non venire, io vi auguro che vengano tutte, tutte, a tutte l'ore, come si cantava quando andavo a chiedere divino amore, a tutte l'ore e anche più spesso. Ma la grazia c'è, io sono destinatario, ma tu ce l'hai la formazione per approfondirla, tu le sai gustare queste cose. Tu lo sai declinare in litanie di ringraziamento i motivi, gli aspetti molteplici della grazia che ti è stata fatta. Secondo, cristiano non puoi essere dritto, non puoi essere pettegolo, non puoi essere menefreghista, non puoi essere indifferente, non puoi essere sfruttatore delle situazioni, non puoi essere estraneo. Sei l'uomo e la donna della gratuità, dell'iniziativa, perché il dono della grazia in te accestisce, si radica, prende sempre più forma e forza quanto più ti configuri adesso, facendo della grazia, della gratuità, del dono la norma fondamentale della tua vita. E questo è cristianesimo. Dice: mamma mia, è presuntuoso questo vescovo. Permettete. In questa parola grazia si riassume, l'ha ricevuto e condiviso dopo che mi ha plasmato e trasformato in questo modo. Siamo al cuore, siamo a Maria, ai suoi piedi, recuperiamo il senso di queste meraviglie.